Buon pomeriggio e benvenuti, Pietro Pascello per Trend Advisory. Peraltro stasera ho la fortuna di avere a fianco a me Samuele Rarocca di XTB. Il motivo è logico ed è conosciuto a molti di voi che hanno seguito il nostro intervento live qui presso l'hotel della Ville, se non sbaglio, qui di Milano. Alcuni stanno seguendo questo seminario che si prolunga oltre l'orario normale, proprio per seguire in tempo reale la trasmissione Trading Time. Come vi dicevo, con me Samuele Rarocca, che mi accompagnerà in questa seduta anomala, almeno a livello temporale. Abbiamo appena finito la quinta puntata di MetaTrader Academy. È stato anche questo, direi, un buon successo, non solo di pubblico, anche qualitativo. Molti di voi sono qui presenti e quindi ci seguiranno in live, per l'appunto. Spero che chi non ha potuto raggiungerci qui possa godere comunque di un buon servizio a distanza. Ciò detto, mi vorrei un feedback sulla qualità dell'audio e del video, perché possiamo andare ad iniziare. Ciao Doriano, ben ritrovato. Vediamo un po' se mi sentite bene, forte e chiaro, perché ho bisogno che mi diate una risposta in questo senso. Perfetto, Doriano mi dice che si sente tutto ok, sarà un po' bene audio e video anche per Marco. Perfetto, era questa la conferma che volevo. Il doveroso disclaimer lo avete visto, ha un po' oramai è doverosamente esposto in apertura di ogni nostro webinar. Andiamo subito a dare un'occhiata ai mercati e soprattutto a vedere come va a chiudere Piazza Affari e i mercati azionari in generale. Sapete che il momento è particolarmente importante sui listini azionari, perché sono quelli che stanno tutto sommato subendo in maniera più evidente questo nuovo cambio di direzionalità. Se sulle valute l'impatto è relativamente profondo, perché come sempre i cross valutari si muovono con una velocità decisamente meno accelerata di quello dei mercati del rischio, dell'azionario in quanto tale, direi che l'impatto effettivamente sull'azionario inizia ad avere una consistenza non indifferente e non trascurabile. Il primo grafico che osserviamo, invito Samuele ad intervenire ogni qualvolta dovesse avere degli spunti, come sempre intelligenti e interessanti, è quello del dollaro yen. Anche in questo caso lo vediamo in dinamica H4 in primis, quindi a constatare l'avvenuta violazione di questo canale rialzista, un canale molto profondo, una violazione che non può assolutamente essere sottovalutata, quindi non possiamo fare a meno di notarne l'importanza. È stata la dinamica, se vogliamo, più evidente degli ultimi tempi. Al momento la fase di violazione si è arrestata su un 23,6. Ricordo ai partecipanti di Trading Time che siamo in una sorta di hedging attivo, perché abbiamo un segnale long di lungo termine, siamo però in copertura dinamica con un 15 minuti, sempre sul dollaro yen, quindi direi niente di preoccupante da questa discesa dello yen da 103,50 a 102, quasi una figura e mezza. Peraltro eravamo entrati molto bene in posizione long, quindi siamo soddisfatti in questo momento dell'andamento della posizione in quanto tale. Dal punto di vista pratico, cosa dire? Abbiamo montato un parallelismo perfetto fra dollaro yen e Nikkei. Andiamo a vedere anche il grafico del Nikkei per dare diciamo una maggiore consistenza a questa mia affermazione. Si sono sempre mossi davvero in maniera parallela. Voglio farvelo vedere peraltro su un grafico dedicato allo studio delle correlazioni. Solitamente uso questo tipo di grafici per dare un'occhiata appunto alle correlazioni intermarket. In questo caso vedete il Bund con il DAX. Trasciniamo il dollaro yen su questo grafico, che diventa quindi la cosiddetta portante. Andiamo a confrontare il dollaro yen in questo caso con il Nikkei. Quindi ne noterete esattamente l'allineamento impressionante, un attimo di pazienza, come dico sempre a Samuele, la vostra piattaforma è piena di troppi grafici e quindi faccio fatica anche a trovarli. Un attimo solo, dovrei riuscirci. Eh sì, Pietro, appunto dici bene, infatti, perché c'è una correlazione molto particolare e ovviamente una correlazione 1-1 tra dollaro yen, quindi tutto quello che riguarda appunto le valute con denominatore yen e ovviamente il Nikkei. Questo ovviamente è stato ed è uno dei baricentri di tutto quest'anno, tra l'altro, più che altro perché quando appena la politica monetaria, economica, nipponica si è resa più espansiva, allora si sono andati anche a riformare tutte le operazioni in carry con denominazione yen, si sono andate a riformare
ovviamente con la spinta propulsiva anche dal cuore della Federal Reserve per questa politica molto espansiva degli acquisti appunto azionari, e pertanto appunto lo yen si è sgretolato, tutte le valute con denominatore yen, e pertanto questo è quello che è il risultato. A mio avviso, dopo appunto questa grande corsa appunto del dollaro yen, che è uscito appunto da questo cuneo, che era di più una bomba ad orologeria già detta, è possibile appunto adesso, visto e considerato le borse che stanno un po' ritracciando, rivederlo ancora sui 101,71, almeno questo è il prezzo, in questo intorno, questo è il prezzo. Però diciamo che bisogna considerare, almeno a mio avviso, che le posizioni sullo yen, con denominatore yen, sono ancora totalmente corte, ok? Almeno quindi questo è quello che è possibile appunto dire. Non abbiamo appunto una configurazione tecnica né fondamentale rialzista per lo yen, quindi pertanto lo yen credo che anche il prossimo anno possa appunto ancora sgretolarsi. Bene, grazie Samuele. Ecco, Samuele mi ha dato anche il tempo. Sì, Samuele mi ha dato il tempo di dare un'occhiata a questo grafico della correlazione. In nero vedete palesemente il dollaro yen, in verde e in colore chiaramente arancione il Nikkei. Come vedete, salvo rari distaccamenti dovuti a differente velocità di ascesa, no? È evidente che un indice azionario tende a sovraperformare in velocità di ascesa o di discesa quello di una valuta, però come potete notare si muovono davvero su binari quasi paralleli, e alla debolezza dell'uno corrisponde debolezza dell'altro. Questo è il dato più eclatante, perché quando abbiamo visto stamattina, ieri per la fattispecie, l'ennesima chiusura potentemente negativa del Nikkei, -2%, immediatamente l'impatto che c'è stato sulla valuta è stato palesemente, parimenti profondo. Da constatare, come in una logica squisitamente macroeconomica, che osservando che la crescita del Nikkei è stata ottenuta grazie a una svalutazione dello yen, questo va a confermare che tutti i processi svalutativi rimangono oggi fra le variabili chiave per le economie, per tentare di rilanciare l'export e quindi un po' quella che è l'economia locale. È un qualcosa che l'Europa non riesce ancora a realizzare, in quanto importa sempre svalutazione, ma è la matrice di fondo con cui si stanno ritirando su sicuramente sia gli americani che, come vedete, anche i giapponesi. Ritorniamo all'analisi strutturalmente grafica, quindi meno macroeconomia, però era importante mostrarvi davvero come quasi combacino questi grafici nelle fasi di ascesa e di discesa. Ritorniamo appunto al dollaro yen in quanto tale, lo vedete sta accelerando al ribasso, questo è un segnale potentemente risk off, ossia un segnale di fuga potenziale dal rischio. Attenzione, il breakout a questo punto è davvero consolidato, anche stamattina, anche nel primo pomeriggio, durante i dati pro dollaro, il dollaro yen abbiamo notato, si vede meglio su una dinamica H1, abbiamo notato che durante i dati pro dollaro, eccolo qua, il dollaro yen comunque non è riuscito a superare la resistenza di breve termine, resistenza di breve termine che vado adesso ad enfatizzarvi. Al momento sta battendo sui minimi di giornata, è evidente che un'eventuale accelerazione al di sotto di questi livelli provocherebbe ulteriore pressione di vendita. Stiamo a vedere che cosa succede, magari avremo la possibilità, barra fortuna, di vedere qualcosa accadere già durante il webinar, ma la cosa più eclatante, lo ripeto, un dato pro dollaro che si è prodotto, scusatemi, solo in una modesta accelerazione, e che comunque tale accelerazione non si è assolutamente trasformata in una violazione di un modesto supporto, ex supporto, adesso resistenza, davvero di brevissimo termine. Questo la dice lunga su quanto la direzionalità attuale dei mercati sia una direzionalità non occasionale, abbastanza profonda, si sta servendo a mani basse un po' su tutti i listini, non c'è una logica rotativa dei portafogli, mi sembra davvero che osservando le blue chips dei diversi paesi il rosso prevalga in maniera molto imponente. Ciò detto, Samuele, riconoscerà anche tu la validità di questa resistenza di breve, ma soprattutto il fatto che se guardiamo un grafico in H4, attualmente il breakout della trend line di supporto è palesemente avvenuto e confermato. Ci serve la chiusura settimanale, probabilmente entro domani, però direi che, salvo qualificarlo come un falso breakout, questa dinamica discendente oramai sembra abbastanza ben innescata e tutto sommato affiancarsi bene alle parole che hai appena detto riguardo al dollaro yen, che vedi sgretolarsi pian pianino col passare delle sedute e delle sessioni. Ciò detto, passiamo al Bund. Il Bund è un attimino quello che sta facendo un movimento tecnico molto preciso, eccolo qua, ci siamo quasi, ne parlavamo anche nel primo pomeriggio durante live trading, eccolo qui il Bund, attenzione, perché sta andando a fare pullback sulla vecchia area supportiva
attualmente di, scusatemi, di resistenza, attualmente diventata supporto, guardate, sta andando a matchare di nuovo quest'area di resistenza che ora fa da supporto, è una figura tecnicamente molto ma molto precisa, quindi ci attendiamo a reattività del Bund in quest'area. Noi siamo anche in questo caso in pieno hedging, ossia siamo long di lungo termine e short di breve. Probabilmente a questi livelli la logica o la, chiaramente l'opportunità di mantenere uno short aperto viene un po' meno, si potrebbe cercare di anticipare un'inversione di tendenza. È presto per dirlo e presto per farlo, considerata l'impostazione complessiva del mercato, direi di aspettare ancora con pazienza il test preciso di questa vecchia trend line di resistenza, parliamo ovviamente di questa linea che viene dall'alto, aspettiamo che il mercato la testi con precisione per poi vedere se in prossimità di questo livello tecnico si svilupperà magari nella giornata di domani un logico e dal punto di vista dell'analisi tecnica davvero tradizionale movimento di pullback rialzista. Samuele, hai qualcosa da dire sul Bund in particolare? È un momento molto particolare, appunto, più che altro vedere appunto le borse che stanno un po' schiantando al ribasso, quindi un aumento di volatilità ovviamente, e rivedere tra l'altro il Bund così debole, questo è sicuramente qualcosa di molto particolare direttamente sui mercati, perché si va a sfaldare quella usuale correlazione che abbiamo e che stiamo vedendo ormai da molto tempo. Effettivamente appunto siamo in termini tecnici siamo su un via libera al ribasso che ovviamente potrebbe andare a pullbackare direttamente questo livello supportivo dinamico, quindi attenzione ovviamente a prendere posizione e più che altro perché stiamo vedendo appunto delle borse in ribasso e i future a ribasso, quindi dei tassi che si vanno a rialzare. Chissà che cosa avranno in mente i policy maker a proposito appunto delle future mosse delle rispettive banche centrali a questo punto. Condivido, è veramente il movimento anomalo del momento, anche io faccio fatica ad inquadrare in maniera logica a livello intermarket questa discesa del Bund, per il momento la prendiamo come discesa tecnica, d'altra parte va riconosciuto che questa anomalia non è un'anomalia attuale, anche nei giorni passati quando avevamo il mercato azionario tonico osservavamo un Bund in ascesa, all'epoca associavamo a questa logica chiaramente un clima sui tassi di interesse favorevoli alle vecchie emissioni decennali, meno chiaro oggettivamente in questo momento, stante il fatto che il clima permane, per quale motivo con mercati azionari in discesa il Bund decida di decelerare adesso. Sembra quasi che anche i beni rifugio siano in fase di rotazione, che si pensi a loro non lo so, adesso diamo un'occhiata anche a lui. Passiamo quindi al DAX, eccolo qui, sta per il momento venendo meno a quella logica di rimbalzo che ne aveva contraddistinto l'apertura di giornata, lo vedete anche lui sta andando a testare per la seconda volta dopo la volatilità di ieri il supporto dinamico di medio termine, abbiamo notato nella puntata pomeridiana che il supporto reale del DAX è molto più in basso, in area 8.600, quindi qualora questa perforazione dovesse essere confermata con movimenti chiaramente fisiologici di accumulo e di distribuzione, possiamo prepararci eventualmente a una discesa molto profonda. A quanto pare questo rally di Santa Claus lo stanno preparando veramente da livelli molto bassi, almeno così sembrerebbe. Dal punto di vista tecnico, quindi attenzione, area 9100 è un'area strategica, seguirà ovviamente il supporto squisitamente psicologico in area 9000, però non c'è dubbio che se dovesse mollare con decisione, con almeno una chiusura a 4 ore, questo livello di supporto di medio-lungo termine, nonostante la piccola divergenza rialzista che si sta venendo a formare, direi che il DAX sarebbe condannato a una buona correzione che potrebbe impattare prima di arrivare in area 9006 con un supporto direi strategico in area 8.900-8.950. Quindi queste sembrano essere le macro aree di attrazione del mercato qualora non si riuscisse ad arrestare questa piccola slavina ribassista. Ricordo a tutti però che osservando il grafico del DAX nel lunghissimo termine, quindi su dinamica giornaliera, siamo tuttora in un contesto rialzista di lungo termine, quindi il primario del mercato è palesemente rialzista, questo è un classico movimento secondario, sapete che i movimenti di tendenza vanno distribuiti e distinti in primari e secondari, un secondario ribassista in un primario palesemente ancora rialzista e peraltro questo primario verrebbe invalidato solo, caso abbastanza lontano adesso da ipotizzare, qualora appunto il mega supporto ad 8.600 punti dovesse essere messo in discussione. Qualora però il DAX rompesse con decisione area 9.100,
cosa che sta tentando di fare proprio in questi minuti, potremmo ipotizzare una discesa almeno di 200 punti, 150, dopodiché il DAX impatterebbe un nuovo supporto abbastanza interessante, ma non ancora quello strategico che, come vedete, è decisamente più in basso. Passiamo quindi al quarto titolo della nostra analisi, salvo che Samuele non abbia da riferirci qualcosa sul DAX. No, assolutamente, la mia view è completamente uguale, quindi non, assolutamente non hai descritto con molta attenzione quella che è anche la dinamica che sto vedendo anch'io direttamente appunto sui mercati, quindi una dinamica rialzista di lungo termine e questo appunto un ritracciamento insito e tra l'altro naturale di quello che sta succedendo. Sì, parliamo spesso di fasi di accumulo e di distribuzione fisiologiche, diciamo che può sorprendere un po' la velocità con cui i mercati sono scesi, ma il vecchio adagio recita sempre che si sale con le scale e si scende poi dalla finestra, è un classico caso, si era accumulata tanto ipercomprato, non appena c'è stata una qualsiasi scusa per poter iniziare a sellare un po', a quanto pare chi ha necessità anche di far quadrare i bilanci di fine anno, non dimenticate un po' le valorizzazioni dei titoli nei patrimoni delle aziende che decisamente sottovalutati nei bilanci del 2012, quest'anno potrebbero beneficiare di una sopravvalutazione delle riserve e delle masse critiche, decisamente da non sottovalutare. Penso sicuramente a Mediobanca ed altri istituti palesemente imbottiti di titoli azionari italiani che messi a bilancio a dicembre dello scorso anno pesavano decisamente nel conto economico complessivo. Oppure a titoli governativi, più che altro, visto e considerato lo Schatz a breve termine di 2 anni che oggi si è deprezzato moltissimo e il Bund che è ancora al ribasso, quindi è possibile ovviamente, e lì i rendimenti sarebbero ovviamente più alti, quindi pertanto magari potrebbe essere anche questa una spiegazione, assolutamente. Certo. Beh, come sempre cerchiamo di dare la matrice, come vedete è comune sia a me che a Samuele, cerchiamo al di là dell'analisi squisitamente tecnica poi di trovare nei riscontri nella realtà, cioè di associare all'analisi tecnica anche un profilo macroeconomico, un quadro circostante sostenibile. È vero che i grafici contengono tutti, anche i prezzi, però non siamo mica qui dei burattini che non tentano di interpretare perché i movimenti del mercato abbiano una certa direzione ed intensità. Cerchiamo la matrice giustificativa di quello che vediamo, quando la troviamo diventiamo tutti sicuramente molto più performanti. Navighiamo un po', brancoliamo un po' nel buio invece quando non riusciamo ad associare a questi spunti direzionali una logica che ci sentiamo di chiaramente condividere. Detto ciò, passerei all'euro-dollaro che insieme alla sterlina diventa in assoluto lo strumento più difficile da tradare, da analizzare negli ultimi tempi. A questo punto il breakout rialzista è palesemente definitivo. Ecco l'euro-dollaro che rompe al rialzo per l'ennesima volta, direi a questo punto con decisione, area 1,36. A questo punto ce lo vediamo tranquillamente in area 1,38, 1,38,50. Non faccio specie del fatto che in passato rimasi molto sorpreso allorquando, guardando i grafici settimanali dell'euro-dollaro e del cable, constatai che la sterlina era arrivata in prossimità, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui, di un target dinamico di lungo termine, l'euro-dollaro invece lo aveva solo sfiorato, si era fermato a circa 50-60 basis point. Ecco, questo è il grafico settimanale dell'euro-dollaro. Questo è il target, la finestra che rimane aperta al rialzo. Se la andiamo ad attualizzare ai valori odierni, puliamo un po' il grafico di eccesso di trend line, eccolo qui, se andiamo ad attualizzare il potenziale target dell'euro-dollaro nelle prossime sessioni è un abbondante 38-38,50, quindi l'euro-dollaro se dovesse solo andare a replicare quanto la sterlina ha già abbondantemente fatto, dovrebbe andare ad impattare questa resistenza dinamica di lungo e quindi ha ancora a disposizione quasi due figure al rialzo, considerando che questo breakout mi sembra decisamente molto ma molto consistente. Lo vediamo ancora meglio in D1, almeno vediamo meglio lo spazio che manca al rialzo, eccola qui la linea verde che riappare, la resistenza che abbiamo tracciato prima sul weekly. Come vedete il breakout a questo punto è evidente, chiudere le posizioni short decisamente, andare addirittura in long se non in copertura, ed è quello che mi appresto a fare. Per il momento mi copro passivamente sull'euro dollaro su cui avevo una posizione di lungo ribassista, quindi vado in copertura, qui ci sarebbe addirittura da fare stop and reverse, ma lo valuteremo in una sessione successiva. Intanto ci mettiamo in hedging e stiamo qui tranquilli a vedere un po' che cosa decide di fare il mercato, visto che nelle ultime ore la volatilità sembra essersi impadronita anche del cross valutario
per eccellenza solitamente più tradizionale, più statico e più tranquillo. Quindi andiamo in edging attivo, rimaniamo in posizione bidirezionale, quindi in questo momento no risk sostanzialmente, e sarei del caso di aprire eventualmente una direzione opposta, quindi di nuovo ribassista, solo allorquando dovesse osservare una chiusura dell'euro-dollaro al momento sotto 1,34. 1,34 infatti è il supporto dinamico di medio breve che sancirebbe una definitiva inversione di questa fase di recupero. Nel frattempo occhio, perché fino a 1,38, 1,38,50 ci possiamo arrivare. Se la dinamica, soprattutto sull'asse equity, rimane così palesemente sfavorevole e quindi c'è una fuga del dollaro, come sembra possibile presumere, desumere anche dall'andamento dello yen, del dollaro yen ovviamente, è evidente che l'euro dollaro ha tutto lo spazio e tutta la forza dei compratori per raggiungere quel target weekly di lungo termine che è stato solo sfiorato in occasione degli ultimi rialzi in area 1,38, cui è seguito, come sapete, un profondo ritracciamento di quasi 5 figure. Sei d'accordo sull'idea che l'euro-dollaro possa continuare ad apprezzarsi? Assolutamente, secondo me sì, ha battuto mediamobile a 200 su H4, su H1, proprio quest'oggi, dove ci gigioneggiava ormai da parecchio tempo, quindi pertanto ormai ha preso un largo view pro euro, quindi un po' contrastanti effettivamente dai dati macro di oggi, visto che abbiamo avuto dei dati importantissimi dello sviluppo americano, ma questo non è bastato appunto per far apprezzare ancora il dollaro. Attualmente qui dobbiamo attendere domani con il non-farm payroll effettivamente che cosa succederà, perché lì allora ci sarà veramente la direzione del prossimo mese, quindi attenzione effettivamente. Buy on rumor, sell on news. D'accordo Samuele, giustissimo, ricordo domani appunto il dato no farm payrolls, è un dato che come sempre muove il mercato, grande volatilità, sarebbe davvero un dato in grado di far girare il mercato in un senso o nell'altro, è il motivo per cui come vedete prudentemente siamo in hedging totale sul dollaro yen, in hedging sul bund, in hedging sull'euro dollaro, considerando il fatto che appunto il dato di domani probabilmente è quello che davvero darà una direzionalità definitiva. Molto importante in queste ore l'andamento del petrolio, e ne abbiamo parlato lungamente, l'abbiamo anche tradato direi abbastanza bene ultimamente, per il momento siamo flat, guardate, continua ad apprezzarsi, sfiora i 98 dollari a barile a questo punto, potenza di un falso breakout ribassista, quello che qui vi evidenzio in azzurro, lavorando con i fedeli ritracciamenti di Fibonacci, il petrolio può ancora salire, noi per il momento siamo flat, abbiamo incassato e portato a casa, ma non escludo che il petrolio possa ulteriormente apprezzarsi verso area 99, dove c'è un 38,2 di Fibonacci, per la precisione 99,50, perdonatemi, e successivamente, perché no, anche area 102, dove transita un 50%. Nulla in questo momento sembra poter arrestare la marcia del petrolio, così come, va ricordato, fino a poco tempo fa nessuno si affacciava a comprarlo e il petrolio sostanzialmente ha perso da 112 a 92 dollari a barile, ha perso 20 dollari a barile, senza che nessuno provasse a tirarlo su in zone di particolare reattività, come chiaramente in una dinamica ribassista di lungo termine capita spesso di andare ad imbattersi. E in questo caso invece il petrolio è stato lasciato libero di scivolare verso il basso, eccolo qua, adesso arriva verso la resistenza, sto cercando di tracciarvela, eccolo qui, ecco la prossima resistenza che si frappone fra noi e il petrolio, è il motivo per cui siamo ancora liquidi, flat. Attualmente in area 98,40 transita una resistenza abbastanza interessante, sono sicuro che questa resistenza sia condivisa e vista da tanti e quindi è probabile che qui ci sia o una bella pausa con potenziale arretramento su cui eventualmente rientrare in posizione long o viceversa potrebbe esserci ancora uno spunto rialzista, cosa che oggettivamente dopo quasi quattro figure guadagnate in un giorno faccio un attimino fatica a pensare. Sei d'accordo anche su questa view, sul fatto che ancora una volta un falso breakout si sia trasformato in una figura di grande direzionalità al contrario? Sì, sì, assolutamente, però dopo appunto questo volatile upside rialzista immagino che ci possa essere un ulteriore ritracciamento
Assolutamente, sia sull'oil che sul VTI. Tra l'altro nelle scorse settimane avevamo già commentato anche insieme l'aumento dello spread tra due prodotti che sono di fatto di raffinazione differente, tra il Brent e l'oil, ed è passato tra l'altro come massimo credo a $15. Quindi di fatto sicuramente stava succedendo e sta succedendo qualcosa proprio sul petrolio a questo punto. Tra l'altro anche quello, il divario diciamo in relazione anche al dollaro ovviamente gioca un ruolo fondamentale, proprio tra l'altro in queste ore è quello che stiamo appunto vedendo, ecco. La solita compensazione che c'è tra dollaro appunto e futures. Beh sì, è una manovra vecchia, stantia oramai, sì. Ogni qualvolta gli arabi vedono indebolirsi il dollaro, portano sul prezzo del barile, in buona sostanza se fate un'equivalenza, il costo del petrolio al barile sta sempre lì, no? Prima avevamo il petrolio, il costo del petrolio a $40 al barile, ma avevamo ovviamente il dollaro americano a 0,70 contro euro, ovviamente man mano che il dollaro ha perso forza, ha svalutato, automaticamente, miracolosamente, iniziamo a stabilizzarsi in area $100 al barile, che se l'avessimo detto 2 o 3 anni fa avrebbe spaventato i grandi economisti che paventavano scenari catastrofici con un petrolio stabilmente sopra 80. Adesso oramai viaggiamo fra 100 e 120 come se nulla fosse, e chissà perché, non è di moda e non se ne parla più. A noi non interessa, noi facciamo i graficisti, 98,50 potrebbe, dovrebbe fermarsi, dopodiché valuteremo come intervenire eventualmente sempre in direzione rialzista, visto che questo breakout sembra abbastanza confermato. Scusami? Per chi è in posizione long sul petrolio ovviamente il consiglio è di cercare di diminuire il time frame operativo, come vi ho detto noi il nostro long l'abbiamo chiuso, per chi è ancora in posizione, ripeto, il target si sta avvicinando, almeno quello di medio breve termine, e in questo caso sarebbe opportuno andare a strutturare un intervento di copertura magari con dei grafici veloci. Vi faccio vedere un rapido esempio, andate eventualmente a strutturare un super trend molto più veloce di quello chiaramente che è associabile a un grafico H4, anche un 3.0 va bene. Andate su time frame più bassi, in questo caso un H1, lo vedete, eccolo qua, che è già in posizione long. In questo caso, allorquando il super trend 3.0 in H1 dovesse rientrare in posizione ribassista, o se vogliamo ottimizziamo un po' il valore del super trend, lo portiamo sul valore 5 per noi più consueto, eccolo qui, allorquando il super trend 5.0 sull'H1 dovesse entrare in posizione short, se per voi vale la pena attendere questo ritardo di esecuzione, quindi vederlo scivolare sotto $97 al barile, qui potreste far partire un hedging attivo. In buona sostanza andate a compensare la posizione primaria con una secondaria più veloce al ribasso, fate scivolare il petrolio verso il basso, quando siete convinti che possa riprendere a salire o quando l'algoritmo ne è convinto, ritornando verde, che possa ritornare a salire, automaticamente vi verrà sganciata la posizione contrarian e il vostro buy di lungo termine continuerà e riprenderà a correre. Possiamo addirittura scalare in M15, come vedete anche l'M15 si è messo long col 5.0, vi interverrebbe prima dei 96,80 H1, però in buona sostanza parliamo davvero di fine tuning e non sono molto favorevole io a questi fenomeni di eccesso di ottimizzazione. Direi che un H1 5.0 può essere una buona chiave di lettura di copertura, soprattutto se consideriamo che chi ha seguito il nostro acquisto l'ha fatto in area 93,40, 93,50, quindi in questo momento ha 4,5 figure quasi di guadagno sulla posizione segnalata. Pietro, volevo farti qualche domanda più che altro per le dinamiche sul gold, più che altro perché stiamo vedendo ormai da molto tempo delle dinamiche shortiste, anche alla luce del fatto che in Asia proprio nei mesi scorsi si sono aumentate le tasse delle importazioni e di fatto circa dal 10 al 15% se pensiamo appunto alla Corea. O in India nello specifico, e di fatto negli anni scorsi quando abbiamo avuto un apprezzamento molto forte appunto dell'oro era dovuto proprio alla spinta della domanda proprio dei beni di lusso e delle costruzioni proprio appunto dall'Asia. Adesso invece la dinamica è differente, alla luce di questo come pensi che si possa evolvere effettivamente la dinamica dell'oro, visto che ormai siamo a dei livelli che sono veramente molto interessanti? Ma io penso che a questi livelli, ripeto, l'oro, lo dico da un po' di tempo,
palesemente inserito in un contesto ribassista di lungo, lo vedete, questo è un grafico settimanale, fa davvero spavento constatare in quanto poco tempo, da maggio dell'anno scorso, l'oro si è sceso da 1.900 dollari l'oncia, è arrivato ai 1.150 attuali tutto sommato, quindi ha perso davvero tantissimo del proprio valore. Si fa fatica a pensare che a questo livello di prezzi non riacquisisca un po' il rango di bene rifugio, no? La cosa che infatti mi sembra di constatare in queste ore, allorquando stiamo notando adesso proprio che il mercato azionario sta nuovamente scivolando verso il basso, vedo di nuovo un minimo di reattività rialzista. È evidente che i falsi segnali sono stati tanti, credo che la possibilità di vedere un gold nuovamente tonico sia davvero commisurata a uno spostamento di masse critiche importanti dall'azionario. Come hai detto anche tu poc'anzi, sull'azionario non c'è null'altro che un secondario ribassista in un primario long. Fino a quando non entriamo in un primario ribassista di grandi compratori sull'oro, se non con finalità speculative, probabilmente non ne vedremo. Esatto, infatti è un po' quello che penso anch'io, almeno dagli studi fatti vorrei sbilanciarmi appunto nel dire che probabilmente il prossimo anno vedremo ancora un oro venduto, almeno sino a quota 1000 dollari l'oncia, e qui mi sto sbilanciando anche in maniera molto... molto forte, però diciamo che questa appunto è la mia view di lungo periodo ancora sull'oro. Non credo proprio che possa riprendere, almeno in questo contesto macro, il ruolo di safe haven che aveva prima. Quindi questo è quello che diciamo posso pensare in questo frangente. Beh, qui nella nostra sala, qui all'Hotel della Ville, c'è stato un mormorio allora quando Samuele ha parlato di 1000. Ricordo che si diceva lo stesso quando dovevamo arrivare a 1.300, a 1.400, 1.500 e via dicendo. Direi che i mercati oramai ci hanno abituati a non avere più nessun obiettivo precluso nel bene e nel male. Fra le altre cose, guardate che 1.000 è molto vicino ai livelli attuali, siamo a 1.200, abbiamo visto un oro perdere 900-800 dollari l'oncia, quindi niente di particolare. Direi che la sua visione è condivisibile, soprattutto se rimane ancora valido il concetto di primario rialzista sull'equity. Quindi se l'equity assorbe ancora una volta questa fase di ribasso, una delle più crude degli ultimi tempi, in maniera abbastanza efficace ed efficiente, il rimbalzo del gold potrebbe essere confinato in un'area 1.300-1.315. Dopodiché, come è sempre stato negli ultimi tempi, io ricordo molte volte ho tentato negli ultimi mesi di trovare delle divergenze per entrare long sul gold, ipotizzando all'epoca che i mercati azionari stornassero, la correlazione per un po' di tempo è stata molto forte. Mi ricordo sempre Marco Larenzi, che voi conoscete tutti perché è responsabile del nostro support, che diceva: guarda, sui rimbalzi va venduto. Oggettivamente è un contesto così ribassista che più che cercare punti di acquisto, e quindi do sicuramente ragione all'analisi di Samuele, bisognerebbe continuare a lavorare in un'ottica short. Ciò detto, visto anche l'oro, diamo un'occhiata anche adesso a come va a chiudere Milano. Quindi abbiamo l'ITA 40, come è andato a chiudere, ha rotto area 18.000, quindi più che come va, come è andato a chiudere. Guardate che brutto breakout, ha rotto dopo aver fatto un rimbalzo sul 23,6 di Fibonacci precisissimo, ha sentito la debolezza strutturale che si è impadronita dai mercati, ha fatto una chiusura davvero molto brutta, lo vediamo meglio in H4, guardate che profonda discesa. Andiamo su un grafico un po' più pulito perché Lecchinasci ci va a sporcare la visione di fondo, apriamo un grafico nuovo, formato 0, anche qui ho troppa roba, via le trend line automatiche, via il paint bar, ok, rimaniamo con le chinasce e con il super trend, andiamo in H4, guardate che brutta chiusura che fa Milano, davvero pessima, non dimentichiamo peraltro che Milano è ancora anche lei inserita in un contesto rialzista, però ancora una volta è il primo indice, eccolo qua, che oggi su dinamica addirittura giornaliera dà segnali di inversione anche col super trend 5.0, quindi come sempre siamo i primi a scendere e gli ultimi a salire. Se considerate che Milano storicamente in questo periodo è lontana anni luce dai massimi storici che invece hanno caratterizzato l'andamento delle maggiori piazze finanziarie, quelle diciamo così sane, se vogliamo usare questo termine, andando a dare un ritracciamento di Fibonacci a questo movimento complessivo partito a maggio di quest'anno, questa bella gamba rialzista, vedete, abbiamo rotto il 23,6 allo stato attuale. Faccio notare una cosa che non è casuale, La discesa di Milano, allorquando verranno reinterpretati questi grafici da analisti e quant'altro, è associata a un perfetto triplo massimo.
cioè segnali premonitori di una potenziale discesa, il triplo massimo, se fate un corso di analisi tecnica di base, è una figura di inversione fra le più efficaci e più riconosciute, doppi e tripli massimi. Si vedranno i grafici a posteriori, come sempre col senno del poi, e si dirà ecco il triplo massimo su cui andava venduta e liquidata Milano. Guardate che gran triplo massimo in area 19.500, breakout ribassista 18,7, 18,8, io stesso la scorsa settimana non credevo che si impiccasse così velocemente al ribasso e come vedete oggi punta velocemente sul 38,2 di Fibonacci che potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, vale un 17.700 punti. Lì probabilmente andremo poi a valutare l'effettiva capacità ulteriore di discesa in maniera combinata con i dati del November Rolls che arriveranno domani, però davvero è l'indice in questo momento che ha più resistito alle prime ondate ribassiste e poi come sempre si è allineato alla velocità del suono e ha perso più degli altri. Come sempre siamo pieni di bancari e come tali i bancari ci trascinano velocemente verso il basso. Approfittando di Milano, se Samuele è d'accordo, diamo un'occhiata anche alle nostre blue chips. Assolutamente sì. Vediamo un po' come si sono comportate nella sessione odierna. Abbiamo finalmente la possibilità di commentare l'andamento dei mercati a caldo, quindi appena hanno appena chiuso. Vediamo un po' il portafoglio azionario Italia riferito appunto ai primi titoli più rappresentativi. Vediamo Monte Paschi Siena cosa ha combinato, un titolo che purtroppo sta interessando l'operatività in senso purtroppo non positivo di tanti. Eccola qui, guardate, nuovi minimi assoluti, fra un po' viene a sfiorare la soglia dei minimi storici qui sotto, non tenta neanche un rimbalzo verso la ECHE. Scusate, togliamo un po' gli indicatori, guardiamo i grafici nella loro purezza, in questo caso voglio fare un'analisi molto basica, quindi allorquando c'è stato questo breakout ribassista su MPS si poteva ipotizzare un ritorno a chiusura del gap, neanche a parlarne, adesso chiude a 0.168, è evidente che iniziano un po' tutti i titoli adesso a disegnare divergenza ribassista, ma intanto siamo in un ipercomprato, un ipervenduto, scusatemi, tiroideo, cioè impressionante quanto sia profonda questa dinamica discendente. Monte Paschi non è il nostro listino, per nostra fortuna, ci sono titoli un po' più decenti, vediamo Enel che comunque ha subito, sempre in dinamica giornaliera, ancora una volta con un grafico molto pulito, quindi senza particolari rappresentazioni tecniche e algoritmiche, eccola qua Enel che va a sfondare, per nostra fortuna, barra regolarità, le abbiamo stoppate velocemente, anche noi avevamo tentato di marcare un allungo nuovo di Milano, ed Enel sembra condannata nelle prossime ore ad arretrare ulteriormente, quindi se dovesse continuare, a questo punto non possiamo più parlare di una dinamica che si sta fermando sui primi livelli di supporto, mi sembra che Milano abbia dato una chiave di lettura abbastanza efficace, cioè il mercato è rotto al ribasso in questo momento, si andranno a cercare supporti di lungo termine molto probabilmente, che per Enel è stimabile in area 2,95, cioè io quando vedo Milano, Samuele, chiudere in quel modo, onestamente, motivi per pensare in positivo inizio a averne davvero pochi. No, sì, beh, bisogna considerare che comunque vada la stessa cosa che stavamo dicendo anche sul DAX o sull'Eurostox o sulla borsa americana. Anche qui siamo appunto sulla lunga in un trend primario rialzista. Milano ha messo a segno appunto in quest'anno un'ottima performance e pertanto uno storno naturale appunto ci vuole. Ovviamente uno storno talmente così frenetico, io francamente anche qualche settimana fa non lo credevo appunto così tanto frenetico, con tanta volatilità non lo credevo possibile, però effettivamente bisogna considerare che il tapering, l'uscita anche dal mercato americano, anche dal DAX, ovviamente che e sapendo appunto che Milano è una borsa caratterizzata da un peso molto importante dai bancari e da altre società molto importanti, tra cui Enel ed Eni, ci potrebbe stare tranquillamente ancora a rivedere Enel e il nostro indice su 17 e 600 nel breve, quindi questo è quello che penso. Però bisogna considerare che questo è un ritracciamento naturale di quel periodo di lateralità che avevamo già commentato insieme anche tra l'altro nelle scorse settimane, quindi c'era troppa calma piatta in effetti su Milano, come vedete poi la molla si è espansa in questa direzione.
Cosa importante da notare, uno dei segnali anticipatori, quelli che un po' potevano far suonare qualche campanello d'allarme, è stato il comportamento di Eni, al di là delle motivazioni chiaramente macroeconomiche. Eni è stata la prima a rompere al ribasso area 18, 18, 17,80 ed è il supporto dinamico che un po' andava a combaciare con l'andamento del nostro indice. Se guardavate Eni e l'indice, come sempre sapete, Eni vale il 17% nell'indice, quindi è evidente che un Eni che non sale difficilmente permette all'indice di performare in positivo. Allora, quando Eni ha rotto al ribasso area 17,80 è spacciata, Eni aveva anche un supporto statico e psicologico importante a 17, vedo che ha leggermente chiuso al di sotto, 16,92, non è ancora una situazione totalmente compromessa, però per me è stato uno dei primi warning che sono scattati allora quando ho visto il listino indebolirsi. Ieri Fiat ha fatto una bella performance, oggi chiude a 5,45, quindi comunque confermando quella debolezza strutturale che l'aveva accompagnata negli ultimi tempi. Fiat è un grafico secondo me rotto al ribasso da tempo oramai, punta velocemente ad area 5, vediamo quanto tempo ci mette ad arrivarci, ma dal punto di vista squisitamente tecnico faccio fatica a pensare che questo grande supporto dinamico non attragga Fiat come una calamita. Cioè, questo è Fiat, questo è il mega supporto dinamico in essere da ottobre dello scorso anno, mese in cui partì la grande dinamica rialzista che abbiamo vissuto. Da quando Fiat è scesa al di sotto di 5 e di 6 euro per azione ha iniziato questo progressivo cammino di indebolimento che, come vedete, dovrebbe portarla nel breve termine verso 5,20, dove, confidando nel fatto, come diceva anche Samuele, che siamo in un primario rialzista, probabilmente è da comprare. Anche Fiat ha questa figura di quasi triplo massimo che ha caratterizzato l'indice, lo vedete, molto precisa anche per lei, quindi è evidente che chi lavora con questo tipo di strutture, con grande attenzione, lì probabilmente ha liquidato massivamente e forse riuscirà ad entrare a 5,20, 5,15 con quasi una figura e mezzo di risparmio sul prezzo di carico. Sarei quasi ansioso di vedere che cosa poi ha fatto Autogrill effettivamente, soprattutto titolo già ben posizionato, presente in molti portafogli asset manager azionari, un titolo da tenere appunto in portafoglio, soprattutto alla luce del fatto che diciamo che si sta espandendo anche in Asia, probabilmente l'unico titolo che effettivamente è un titolo da tenere in portafoglio sempre, quindi ero appunto molto curioso di vedere effettivamente. Sì, chiude bene, in divergenza long, confermo, hai ragione, divergenza rialzista, abbastanza evidente anche se il grafico è sporco dopo l'operazione sul capitale, no? Con la dismissione di un ramo d'azienda, come vedete è inserito in questo contesto laterale ribassista, però è uno dei pochi titoli che oggi ha messo a segno un progresso, ecco il canale di brevissimo che lo sta accompagnando, diventa secondo me molto interessante e molto positiva sopra 6,18, dove probabilmente potrebbe trovare la forza e la spinta per un allungo abbastanza poderoso. Confermo la tua view positiva perché davvero è una delle poche blue chips oggi che si è comportata in senso decisamente performante. Sì, sì, è molto bello vedere appunto che ci sono anche dei titoli. Almeno Warren Buffett diceva una cosa molto importante, diceva che quando la marea scende effettivamente si vede poi chi è nudo. E qui è una cosa, una stock selection dice una cosa proprio importante, esattamente questo. Mentre molte società italiane sono andate appunto giù, a ribasso, Fiat, anche la stessa Eni, Enel, tripli massimi e dicendo, ci sono società, tra quali appunto Autogrill oppure Brembo, che continuano a essere delle società che stanno continuando ad espandere il loro business, quindi indipendentemente sono titoli effettivamente da mantenere in portafoglio, almeno per una cedola abbastanza remunerativa. Grande, remunerativa. Bene, diamo un'occhiata anche a generali, ritorniamo sul settore blue chips, eccola qui, non eccola qui, eccola qua, anche generali è ancora inserita in un contesto, ecco, quando parliamo di contesto rialzista e vediamo una generale che è ben al di sopra del suo supporto di lungo e si muove in questo modo, non possiamo parlare di un titolo orientato al ribasso, possiamo parlare appunto di trend secondario di correzione, e generale ritorna molto comprabile, sicuramente molti ci stanno puntando l'occhio, allorquando testerà area 15,58-15,70, quindi quando arriveremo su questo supporto dinamico molto probabilmente ritornerà l'appetito dei compratori. D'altra parte, o diciamolo oggettivamente, soprattutto sui bancari che hanno quasi raddoppiato il valore quota nell'ultimo anno, si iniziava a far fatica a comprare,
si ha un po' paura, si iniziava ad avere un po' paura a comprare un Unicredit che fino a poco tempo fa viaggiava a 0,70 a comprarla a 4 euro per azione, no? Quindi questo storno ritorna a far crescere un po' l'appetito operativo di tanti. Al ribasso direi, ribadisco il concetto, area 15,70, 15,75, al rialzo, ma in questo momento è pleonastico parlarne, dovremmo veder superare con agilità area 16,70, ma ripeto, è molto probabile che i supporti in questo momento attraggano davvero come calamite le quotazioni. Qui serve un piccolo shock, quindi una grande apertura negativa dei mercati, si vanno a toccare i primi supporti, i compratori iniziano a mostrare l'appetito, i venditori chiudono lo short selling e probabilmente c'è una speranza di rivedere, ripristinare il rimbalzo anche abbastanza velocemente. Se continuiamo a scendere con gradualità invece, la sfiducia, il clima di negatività inizierà a impadronirsi di tanti. Ci sono ancora grandi margini inutili su alcuni titoli, quindi è probabile che la gente dica: sai che ti dico, porto a casa, l'anno prossimo vediamo con calma. E quindi va a perdersi un po' questa ondata decisamente positiva che ha caratterizzato l'andamento dei listini negli ultimi mesi. Purtroppo anche Intesa San Paolo ha mollato la presa, è stato l'ultimo, è stato il bancario mio preferito per eccellenza, è stato l'unico titolo del listino dei primi cinque che si teneva ancora al di sopra della trend line di supporto con precisione direi quasi millimetrica, salvo un modesto breakout di qualche giorno addietro. Come vedete oggi molla la presa, alza bandiera bianca anche lei e insieme al listino molla area 1,75 che era un po' la Maginot rialzista di questo titolo bancario e inizia anche lei a disegnare una grande candela ribassista. È evidente a guardare queste candele che oggi sono i bancari che hanno particolarmente trascinato come sempre al ribasso un listino che è ottusamente iperpesato, sovrappesato meglio dire, sul settore bancario e vedete Intesa davvero ha provato con le unghie a difendere questa soglia di ascesa molto potente, però alla fine ha dovuto cedere il passo. Luxottica, andiamo a vedere qualche bene relativo al lusso, comunque non correlato all'industria in quanto tale, eccolo qui, si porta verso l'area 36, anche lei oggi rimbalza, diventa il settore anticiclico a quanto pare. Mediobanca, anche lei molto ma molto interessante fino a qualche giorno fa, adesso perde chiaramente di appeal, scusate ma queste trend line sono quelle dei grafici precedenti, anche Mediobanca un po' come Intesa San Paolo va ad attaccare, eccola qui, si farà attrarre anche lei possiamo dire da questa calamite in area 5,40-5,45, probabilmente sì e lì ritornerà l'appetito di tanti, non vedo perché comprare adesso a questo punto, ci sono dei supporti strategici così interessanti a breve che oggettivamente iniziare a comprare ora non ha più molto senso. Prima, fino a qualche ora fa si poteva parlare di comprare sulla debolezza, adesso rimbalza e via dicendo. Oggi vedi che le correzioni si fanno un po' pesantucce, onestamente se io dovessi decidere di entrare pesante sul mercato o entro short o aspetto che storni ancora, almeno questa è la mia sensazione. Diamo un'occhiata anche a Mediaset. Eccola qui, anche Mediaset continua nella sua fase correttiva, parlavo di 3 euro per azione qualche giorno fa, mi sembra che ci stiamo andando a lunghe falcate, verso i 3 euro per azione, ci siamo quasi, 3.08, divergenza rialzista molto potente, occhio a Mediaset, nelle prossime ore potrebbe essere uno dei primi titoli pronto ad essere ricomprato, anche perché qui lo short è partito un po' in anticipo rispetto ad altri titoli per le motivazioni che potete ben immaginare. Saipem molla i 16 euro per azione, volendo parlare di titoli parliamo anche di Saipem, perché no? Eccolo qua, attenzione perché Saipem ha un supporto statico interessante a 15,25, per il momento come vedete guardate con che precisione ci sta, eccola qua, questa è Saipem, al di là dei gap e contro gap, purtroppo sta nelle blue chips, mi tocca analizzarla, occhio, guardate Saipem com'è precisa, se ci sono mani forti entrano qui, se ci sono mani forti che vogliono comprare e accumulare sul titolo, ammesso che qualcuno abbia ancora delle velleità su questa azienda, probabilmente questo è un momento importante, Saipem è su un supporto davvero strategico ed è per il momento fra i titoli analizzati quella che si trova in prossimità di un supporto tecnico particolarmente interessante. Questa è STM, che continua a viaggiare un po' per i fatti suoi, ha messo a segno la settimana passata un buon rimbalzo e sembra oggi aver subito relativamente la dinamica al ribasso. Telecom, 0.67, tutto sommato resistente anche lei, però attenzione, io avevo ipotizzato un'operatività all'interno di questo wedge, ve lo rappresento meglio, di questo bel canale di congestione, poteva essere in un mercato ancora rialzista il classico canale di prosecuzione, poteva,
è evidente che se domani Milano sfonda, questo canale di prosecuzione va a farsi benedire, bisogna stoppare tutto. Perché? Perché siamo sulla base inferiore del canale, a questo punto potrebbe essere configurato come un canale di inversione. Vediamo Ubi che nei giorni passati si era comportata non male, si è resistito alle ondate, anche lei è rotta. Occhio ad Ubi, perché Ubi ha un bel supporto statico in questa zona, come vedete, si parlava di statici e dinamici, oggi, scusate, è venuta una schifezza, lo facciamo così, eccolo qui, Ubi ha testato più volte, area 4,77, oggi la rotta con decisione, se consideriamo quanta strada ha fatto, se dovesse arrivare pressione sui titoli bancari, Ubi potrebbe subirla particolarmente. Direi comunque che in area 4,48 ritorna di nuovo comprabile. Chiudiamo con Unicredit, l'altro bancario per eccellenza, la nostra Blue Chips bancaria insieme ad Intesa San Paolo, non vuole farsi vedere, non si vuole mostrare a noi. Eccola qua Unicredit, andiamo anche qui a pulire i grafici di trend line che non le appartengono. Dicevo di Unicredit che preferivo Intesa San Paolo perché avevo notato tempo addietro come Unicredit avesse rotto decisamente prima di Intesa San Paolo questa trend line di supporto, no? Lo vedete? Questa è la trend line di supporto di Unicredit, ha effettuato una sorta di pullback ribassista e dopo ha ripreso a scivolare, quindi pullback perfetto al ribasso di Unicredit, a questo punto si trova ad impattare un minimo di periodo a 5 euro per azione, che è una soglia più psicologica che tecnica, quindi interessante il pullback ribassista, Samuele, guarda che bel pullback su Unicredit. Sì, sì, assolutamente. Violazione, prima massa di volumi in vendita, riaccelerazione verso l'alto e poi sale ancora. E poi sale ancora, sì, sì, e si attende poi quel 5 euro appunto per azione. Ma io credo che un po' tutto il settore bancario fino alla fine dell'anno credo che si possa difendere molto bene, alla luce tra l'altro di quello che stiamo vedendo sul lato dei tassi. Noi dobbiamo guardare anche che le banche sono piene di titoli governativi, ok? Bilancio ovviamente, no? Essendo i maggiori contributori e pertanto bisogna anche considerare che proprio oggi che stiamo vedendo uno Schatz molto molto debole, un future molto debole, quindi la curva dei rendimenti si sposta verso l'alto, ok? Probabilmente magari continuerà anche questo trend, allora il valore effettivamente a bilancio poi di tutti i titoli statali all'interno di tutte le nostre banche italiane probabilmente potrebbero farla da padrona e far difendere poi il titolo in borsa, ecco, quindi questo secondo me appunto anche per la fine dell'anno le banche si potrebbero appunto difendere, ovviamente ondate di vendita nel caso ci siano appunto delle redemption molto forti appunto anche dai fondi, e magari è possibile anche rivedere, come dicevo, ancora 17,5, 17,6 per la fine dell'anno sul nostro listino. Questo è il breakout dello Schatz, effettivamente molto evidente, vediamo anche il T-note in arretramento, quindi una vendita generalizzata direi comunque sulle scadenze medio-lunghe, il che vuol dire che si inizia a parlare di tassi che dovrebbero smetterla di scendere, quindi le nuove emissioni potrebbero essere più premianti, era un movimento tutto sommato, non dico scontato, ma potenzialmente atteso, non dovrebbe sorprendere più di tanto. Chiudiamo dando un'occhiata finale, ripeto, ai titoli che solitamente osserviamo, velocemente, sono le 18, siamo puntualissimi oggi, anche onestamente, doverosamente stanchi, direi. Abbiamo passato una giornata intensa ma davvero impegnativa. Dollaro yen, guardate, viene giù, ha rotto anche 102, quindi la dinamica risk off direi che è assolutamente palese, il mercato non ha voglia di riprendersi. Questo è il Bund che invece inizia a sentire questo supporto dinamico potenziale e quindi domani Marco toccherà guardare un po' se smontare la posizione di hedging. Questo è il DAX invece che rompe al ribasso anche lui, ma in maniera meno convinta e violenta dell'indice italiano, che è stata sicuramente una delle performance più evidenti dal punto di vista negativo. Questo è l'euro-dollaro che rompe al rialzo area 1,36 e quindi va coperto da tutte le posizioni short, perché a questo punto potrebbe puntare con decisione a 1,38,50. Occhio al petrolio, che di scendere non ne vuole sapere, ma comunque sta impattando una resistenza importantissima dal punto di vista tecnico, è la prima resistenza evidente sulla dinamica appunto dell'oil. Questo è il Dow Jones che dà dei timidi segnali di risveglio, vedete, grande volatilità, però questa candela è in leggero incremento, può darsi che questo possa un po' portare a una chiusura meno negativa del dovuto, vediamo un po', per il momento siamo ancora in base in zona minimi assoluti, però
sembra che voglia tentare un recupero. L'AUD USD, che cosa fanno le commodity currency? Eccolo qua, l'australiano parte al rialzo. L'AUD USD parte al rialzo per ovvi motivi, perché è correlato inversamente al dollaro, quindi se il dollaro perde l'australiano deve ripartire. L'australiano deve ripartire, attenzione all'AUD USD perché nelle prossime ore, se rompe area 0,91 con decisione, diventa un buy fino a 92,50. Quindi ha una figura e mezzo da fare senza che questo ne inverta il tono di fondo. È semplicemente una trend line di breve in un contesto palesemente ribassista. La cosa più importante, qui abbiamo sempre uno specialista, è che anche questo potrebbe essere configurato come un falso breakout e quindi potenzialmente potrebbe sviluppare, direi, una figura di ampiezza almeno due o tre volte superiore al mancato breakout ribassista. Poi però mi farò spiegare meglio come fa. Detto ciò, diamo un'occhiata anche al dollaro, all'euro-yen, eccolo qui, anche lui in divergenza short, anche se adesso sta disegnando figura contraria, rimane abbastanza stabile. Il gold non può mancare nella nostra analisi, vedete, si sta leggermente sgonfiando di nuovo, guardate, è impressionante notare come veramente i flussi di acquisto si vadano scemando immediatamente non appena c'è un minimo di recupero da parte dell'azionario, cioè il Dow Jones sta semplicemente disegnando una sorta di micro doppio minimo, neanche tanto importante, subito la candela diventa quasi di decelerazione. Le commodity currencies vedono fra le sue principali protagoniste anche il New Zealand, anche lui molto tonico, e pare che vada a rifare la base superiore di questo canale in 82,50. Eurocad, eccolo lì, l'ho detto ieri a un nostro utente che era short di Eurocad, ho detto non ti mettere contro questo titolo, anche perché la connessione è andata via, il webinar finisce qui forse, mi sentite? È andata via. Il webinar finisce qui, vi auguro un buon pomeriggio, io ne sono, ho le palle completamente...